Bentornati ragazzi su questa nuova rubrica Focus Sport, dove cercheremo di parlare di un aspetto dell'attività fisica in 2-3 minuti massimo. Ci siamo resi conto con le varie registrazioni che forse potremmo sforare di qualche secondo, ma niente di particolare. Mi vede da solo, ma dietro le vostre spalle, davanti a me, c'è Gianluca, il mio collega che siede su una fitball. Non c'è, ma si vede. Si sente? Cioè non c'è ma si sente, scusate, vi lo si vede, potete sentire perché sta facendo un po' di casino. Oggi parleremo della donna in gravidanza. Gianluca, mi vuoi dare il tempo? Facciamo 3 minuti per questo, così... 3 minuti? 3 minuti cerchiamo di farci entrare tutti. Naturalmente ragazzi, tenete bene a mente, questi sono super concetti super ristretti, non possiamo parlare di tutto. Quindi... se volete gli approfondimenti parlateci sulle pagine, comunque scriveteci sulle pagine Instagram e Facebook, sui social dove siamo molto attivi e possiamo praticamente dare chiarimenti ad ognuno di voi, insomma alle varie richieste. E il tempo è partito! L'attività per la donna in gravidanza è un'attività che è assolutamente consigliata se la gravidanza è fisiologica. Poche sono le condizioni per cui l'attività fisica non viene consigliata e una gravidanza comunque a rischio è una di queste. Per tutte le altre, cioè con dei valori normali nella norma e con una crescita fetale normale, la gravidanza è consigliata e si deve fare. Le attività sono le più svariate, da un nuoto al Pilates, anche alla pesistica, se è saputa fare e saputa condurre. Naturalmente un'attività fisica dolce è assolutamente quella consigliata, l'attività in acqua invece prevede una temperatura dell'acqua cioè una temperatura dell'acqua ottimale, perché potrebbe dare problemi alla donna comunque di varia natura. Detto ciò, da che punto, da che mese si può iniziare a fare l'attività? Non certamente nel primo trimestre, perché è il periodo in cui comunque c'è l'impianto del feto, comunque c'è una crescita un pochettino più veloce, insomma un periodo molto un po' più delicato, ma il tempo comunque ideale, cioè il periodo ideale sarebbe dal secondo trimestre in poi, quindi si parla del quarto mese. Tutti possono fare attività fisica, cioè tutti la possono condurre? Assolutamente no. Il consiglio che possiamo dare di noi di InSport è quello di essere seguiti o da un kinesiologo esperto comunque che sa dove mettere le mani, cioè nel senso come fare allenare la donna, e naturalmente sa anche i rischi che può comportare questo un'attività fisica errata, oppure ideale sarebbe una ostetrica con il master in personal trainer ostetrico, appunto. Sono soggetti assolutamente validi e possono seguire la donna in tutto. Detto questo, ragazzi, abbiamo cercato di fare un focus su questa prima parte. Perché fa bene l'attività fisica? Perché elimina tipo quei piccoli problemi che possono avvenire durante la gravidanza, che sono per esempio il diabete gestazionale, che è un tipo di diabete che si verifica soltanto in presenza della gravidanza, non c'entra nulla col diabete mellito né di tipo 1 né di tipo 2, cessa dopo la gravidanza, ma un'attività fisica fatta in questo periodo aiuta comunque a prevenirlo o addirittura o a ridurlo. E in più comunque a livello muscolare un potenziamento della pavimentazione pelvica aiuta la donna sia durante il parto ma soprattutto anche durante il postpartum, comunque durante la riabilitazione del trofismo muscolare in quella zona che voi sapete bene che se devasta. Detto questo ragazzi, questa rubrica, praticamente questo piccolo focus finisce qua. Se volete dei chiarimenti, l'ho detto pure prima, lo ribadisco adesso, seguiteci sulle pagine Instagram e Facebook. Gianluca mi sta facendo segno che siamo andati alla grande soprattutto nei tempi, e niente ragazzi, buon allenamento da InSport. Un bacione.